Le buone idee e l'impegno, si sa, vengono sempre premiati. Si è così concluso con un grande successo di pubblico il primo concorso nazionale per presepi Città di Lavagna, voluto dai commercianti del centro storico lavagnese, che, messi da parte un po' di pigrizia e la rivalità che contraddistingue chi opera nello stesso settore, si sono dati da fare per realizzare quest'anno una manifestazione che ha avuto un enorme successo, sicuramente più del previsto. Ieri la premiazione, non senza qualche sorpresa, dei vari presepi, che per tutte le feste hanno allietato le vie di Carugi del centro storico di Lavagna, facendo da cornice alle vetrine dei vari negozi. Tanta gente alla Sala Rocca nel corso di un simpatico pomeriggio di festa e musica. Erano presenti il sindaco di Lavagna, la professoressa Gabriella Mondello e gli assessori Nassano, Del Mastro e Bottini. Ma veniamo alla premiazione, che come detto non ha mancato di riservare sorprese. Tre le categorie di premi: la giuria cosiddetta artistica, formata dal primo cittadino di Lavagna, dal pittore Luiso Sturla, dal giornalista Roberto Petineroli e dall'ingegner Massimo Frizzi, ha assegnato per la categoria artistica il primo premio al presepe del genovese Silvano Muti. Per la categoria originalità, invece, al presepe di Salvatore Tuccio di Lavagna. Sempre per la giuria artistica, per la categoria gruppi e denti, ha assegnato il primo premio artistico alla confraternita della Santissima Trinità di Lavagna. Mentre il premio originalità al presepe dei ragazzi della scuola media Don Gnocchi, ancora di Lavagna. Lo stesso presepe è premiato anche dalla giuria popolare. Una miriade di schede, anche a pacchi, è stata infatti raccolta dai commercianti in tutto il periodo delle feste. Chiunque poteva votare il presepe favorito e, come detto, il maggior numero di consensi è andato a quello decisamente originale, realizzato dalla locale scuola media. Secondo premio della giuria popolare a Mario Viviani di Levanto. Terzo premio ancora a Salvatore Tuccio di Lavagna, quarto premio invece a Francesco Scapparone di Chiavari. Permetteteci in conclusione di assegnare un particolare quanto simbolico premio ai commercianti per aver appunto realizzato questa simpatica e bella iniziativa. Quello che vedete adesso invece è il presepe vincitore di un altro concorso realizzato, sempre in occasione delle feste, dai frati francescani di Sant'Antonio a Chiavari. Anche in questo caso la premiazione ha avuto luogo ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco chiavarese e di numerose autorità. 120 in tutto i mini presepi allestiti, tutti fatti con materiale povero. Il presepe premiato nella categoria assoluti, realizzato da Chiara e Francesco Scapparone, è stato fatto, come vedete nelle immagini, con spaghetti e pasta di ogni tipo. Il secondo premio è andato al presepe di Ardesia, frutto della fantasia del chiavarese Giuseppe Grimaldi. Il terzo classificato, invece, quello di Stefano Ronca di Carasco, è un presepe che, come dire, sta al passo coi tempi. È stato infatti realizzato all'interno di un televisore. Questi gli altri premi. Nella categoria adulti è stato premiato il presepe realizzato in un mulino con tanto di grotta. Il presepe di frutta secca è stato invece scelto nella categoria scuole media a gruppi. Quello fatto con i tappi di sughero, raccolti, pensate, nel corso di 4 mesi di lavoro di un ristorante, nella categoria scuole medie singoli. La sorpresa più bella del mondo, così è stato invece chiamato il presepe vincitore nella categoria scuole elementari a gruppi. In pratica rappresentava un bambin Gesù nato in un ovetto di cioccolato. Per finire, primo premio nella categoria scuola elementare singoli al presepe fatto con la carta stagnola. E a tutti, complimenti per l'impegno e la buona volontà. Margaret Mazzantin, vincitrice nel contesto di quello che è il premio Donna Rapallo Carige. Opera prima, 1994. Lei ha detto poc'anzi che il rapporto con la scrittura, il suo rapporto con la scrittura è un rapporto emozionale. Che cosa voleva dire? Sì, appunto dicevo, un rapporto prevalentemente emozionale con la scrittura e con la letteratura in genere, così con la lettura e con qualunque forma d'arte della quale fruisco, insomma. Penso che siano molto importanti le emozioni. Dico, questo libro è nato proprio sul flusso di un'emozione e va letto proprio seguendo proprio il flusso emozionale del racconto. Ci sono state alcune persone che mi hanno detto: ah, un linguaggio molto particolare, un linguaggio molto difficile, fatto fitto di neologismi, di strani echi, come di parole scomparse, che in questo libro in qualche maniera riaffiorano. Io però, come dire, ho consigliato alle persone che magari hanno trovato più difficoltà nel linguaggio di seguire soltanto il flusso emozionale, che secondo me è la cosa più importante. Poi, come dire, anche le parole poi sono come dei suoni, no? Per cui basta seguire il suono e in qualche maniera il significato riaffiora. Che differenza c'è, visto che Margaret Mazzantin è anche un'attrice, una nota attrice, fra il tipo di emozione che le dà lo scrivere e quella che le dà invece il pubblico, il teatro?
Sì, è completamente diverso, insomma, sicuramente il teatro è più effervescente, è più adrenalinico, c'è un rapporto quotidiano e costante con il pubblico, è assolutamente prioritario il rapporto col pubblico. La scrittura è una cosa molto più riservata, che uno vive nella propria intimità, nella propria casa, uno scrive un libro lentamente, seguendo i propri tempi. E poi improvvisamente questo libro viene pubblicato e diventa una creatura a sé, una creatura che cammina con le sue gambe, in qualche maniera è come se avviene un distacco molto forte. Invece il teatro è una cosa completamente diversa, c'è un rapporto costante con il pubblico e senz'altro per una come me, che comunque sia un carattere riservato, timido, sono abbastanza timida e recitare è sempre stato diciamo lo scoglio principale da superare, era sicuramente quello di buttarsi, sicuramente quello di affrontare il pubblico, di mettersi in mostra, perché poi nella vita sono uno che tendenzialmente non sono un'egocentrica, non sono una che sta sempre lì a farsi largo, per cui ecco la difficoltà maggiore sicuramente era questa. Per cui dovendo scegliere teatro o scrittura? Beh, io penso che sono due mestieri che in qualche maniera possono convivere, sono due mestieri che hanno entrambi a che vedere con la parola. Ho scritto una cosa per il teatro che spero di fare in un festival. Ecco, penso insomma, come dire, di poter fare tutte e due le cose. Certo, adesso è molto tempo che scrivo, mi manca un po' a recitare, però quando recito poi mi sento che mi manca tremendamente la scrittura. Nella scrittura riesco, come dire, a esprimermi completamente, è una cosa completamente mia, insomma, dalla prima riga all'ultima, no? E penso che nonostante si pensi che magari appunto il teatro sia un lavoro attraverso il quale uno ha più contatto con le persone, poi in realtà io penso che invece attraverso la scrittura uno riesca a mettersi più a nudo che non attraverso il teatro, perché comunque sia recitando tu hai sempre lo schermo di un personaggio che in qualche maniera ti protegge. Io nella scrittura mi metto completamente a nudo, poi non sempre è così, c'è la scrittura che è artificio, c'è la scrittura che... però sicuramente non nel mio caso, insomma. E a questo punto una domanda è doverosa: che tipo di rapporto ha col giudizio degli altri? Ma non mi spaventa, senz'altro ho avuto dei giudizi molto positivi su questo libro, per cui ne sono stata felice. È chiaro che il consenso tira forza, insomma, uno prende forza, insomma, sicuramente poi è molto importante per una come me. Per cui ecco, aver avuto tutto questo consenso, il fatto che questo libro ha avuto una storia così fortunata, una vita così fortunata e continua ad averla, è stato molto importante per poter continuare a scrivere, perché per me scrivere è veramente un lavoro faticosissimo, insomma io scrivo a un livello molto profondo, di estremo coinvolgimento, quindi metto in gioco tutta me stessa. Se non avessi avuto, come dire, un po' di gratificazioni, sicuramente avrei continuato a scrivere, ma sicuramente con più fatica. Giornata importante quella di sabato per il futuro sciistico di Santo Stefano d'Aveto. Durante un incontro che Franco Dalla Giovanna, rappresentante della SRL Val d'Aveto, attuale proprietaria degli impianti di risalita, chiusi ormai da 3 anni, insieme all'avvocato Maurizio Piga, ha avuto con gli addetti ai lavori locali, il verdetto per questa società decisamente fallimentare è stato negativo. O la liquidazione o il fallimento. Non ci sono alternative, anche se l'ultima parola spetterà ad una nuova assemblea fissata entro il 12 di febbraio. Nuove proposte già sono nell'aria. Il consorzio Aveto 2000, ad esempio, con la contrazione di un mutuo agevolato di 1 miliardo con interessi a carico degli enti locali. Sono poche però le probabilità che questo progetto venga effettivamente realizzato. Troppi sono i nei che ancora in embrione Aveto 2000 possiede. Ogni aderente al consorzio dovrebbe investire personalmente, a seconda delle proprie possibilità imprenditoriali, un impegno notevole quindi, date le scarse garanzie che si offrono. La provincia, rappresentata da Marisa Bacigalupo, assessora allo sviluppo del territorio e del turismo, ha dichiarato di dover comunque valutare attentamente i pro e i contro della proposta prima di poter prendere qualsiasi decisione. Ma la valutazione finale di questa manifestazione secondo me è estremamente positiva. Cioè, non è che abbiamo rivoluzionato il mondo e risolto i nostri problemi. Abbiamo creato, forse, mi auguro, le basi perché molti dei problemi che abbiamo noi stamani affrontato vengano poi riportati all'interno delle istituzioni parlamentari. Certo, troveremo poi queste nostre richieste nel nuovo decreto legge? Cioè nelle modifiche che apporterà la Commissione, noi ce lo auguriamo. Se non fosse così,
però vuol dire semplicemente che la battaglia prosegue quando l'aula di Montecitorio affronterà il decreto legge, e se non bastasse l'aula di Montecitorio, quando il Senato nelle sue istituzioni, nelle sue strutture affronterà il decreto legge. Cioè, una cosa è certa: l'emittenza locale stamani ha iniziato una grossa battaglia, ha dato una grossa prova di forza, ha dimostrato al mondo politico, calandosi anche geograficamente all'interno della sua struttura, che non è disponibile a sopportare bavagli, silenzi, imposizioni illogiche che non hanno alcuna finalità e soprattutto a non essere confusa con quelle che si ritengono siano gli obblighi a cui deve rispettare una struttura nazionale che è caratterizzata da una presenza duopolistica, è fatta dalla RAI e da una FISTE. Noi siamo 750 televisioni, 2050 radio al servizio del pluralismo e della democrazia in Italia. Tra l'altro ci sono anche gli interessi dei cittadini che non vedranno poi i loro candidati sul territorio. Io da stamani che dico che soprattutto stanno violando il diritto fondamentale del cittadino, che è quello ad essere informato. Cioè, il cittadino ha il diritto sacrosanto riconosciuto dalla Costituzione, riconosciuto dallo spirito democratico, di sapere per chi va a votare, per chi e per che cosa va a votare. Chiudendo le telecamere delle telemittenti locali, noi si impedisce al cittadino di usufruire di questo suo diritto. Ultima cosa, che ne pensa delle proposte che ha ascoltato stamattina, soprattutto quella di Bassanini, di un fondo da dividere poi tra le TV locali? Siamo, l'abbiamo detto già prima che Bassanini lo presentasse, perché era stato già presentata da un'altra associazione che stamani non ha partecipato a questa manifestazione, a questa battaglia, diciamo chiaramente al Terzo Polo. Cioè, noi abbiamo detto fin da allora che non siamo assolutamente disponibili a trasformarci in emittenti assistite. Noi vogliamo, rivendichiamo per noi il diritto a scegliere, ma riconosciamo anche al deputato, anche alla forza politica, il diritto a scegliersi lui lo strumento su cui fare la campagna elettorale. Se vuole spendere i 60 miliardi o i 60 milioni o le poche lire o i miliardi che avrà come forza politica a disposizione per fare manifesti, per organizzare volantinaggio, per fare la strombazzatura della, oppure di scegliere radio e televisione, deve poterlo fare, nessuno può impedirgli di non farlo. La notizia è rimbalzata intorno alle 13 di oggi, lasciando tutti esterrefatti. Nulla avrebbe potuto far presagire l'evento luttuoso che ha colpito tutta la comunità ligure. Gianni Dagnino, presidente della Banca Carige, si è spento alle 12.30 all'ospedale Galliera di Genova all'età di 69 anni. Era nato a Genova il 9 gennaio del 1926, laureato in giurisprudenza, avvocato, libero professionista. Giovanissimo, all'età di 25 anni, si affacciò alla vita pubblica della nostra regione, iscritto alla Democrazia Cristiana, ricoprendo l'incarico di assessore all'amministrazione provinciale di Genova sino al 1956. Dal 63 al 70 fu deputato alla Camera e dal 70 al 75 presidente della Regione Liguria. Continuò negli anni a ricoprire incarichi di grande importanza nel mondo economico della regione, ma anche a livello nazionale, in enti ed associazioni con rilevanza sociale ed economica. Nel marzo 1981 assunse l'incarico di presidente della allora Cassa di Risparmio di Genova Imperia, che fu trasformata nel 91 Banca Carige SpA. Sotto la sua presidenza la Banca Carige ha maturato tutta una serie di trasformazioni che lo vedono sempre in prima fila e sempre all'avanguardia nella ricerca di consolidamenti e crescite della banca sino a determinarne il primato assoluto a livello regionale. Il malore di questa mattina lo ha colto alla sua scrivania, nel suo ufficio della banca a Genova, in quel palazzo che tutte le mattine ormai da 15 anni lo vedeva protagonista della vita economica e non solo della sua Liguria, che egli amava e non smetteva mai di elogiare. Secondo lei, culturalmente, perché la donna ligure è così vicina alla scrittura? Ma forse perché avrà una sensibilità, una formazione classica, culturale e un'intelligenza superiore, non so, alle donne delle altre regioni, o azzardo così un giudizio, anche perché naturalmente sono vicino e voglio bene alle donne liguri, ma in effetti è un fenomeno che è successo in questo dopoguerra, in cui c'è una decina di donne scrittrici liguri che sono diventate importanti sul piano nazionale. Un particolare affetto nutriva inoltre per il nostro Levante.
al quale manifestava continuamente disponibilità per la sua crescita, lo sviluppo e appoggio all'imprenditoria, e nel quale decise, attraverso l'acquisto di una casa, di farne la sua residenza quando gli impegni del lavoro, perché ormai alle soglie della pensione, glielo avrebbero permesso. Lascia la moglie Maria, i figli Giovanni, Maria Paola, Francesca e Pietro e tutta la famiglia Carige, oltre all'amico e fraterno collaboratore, vicepresidente Franco Bovio. Tanta gente, soprattutto bambini, tante stelle filanti e tanta allegria, ma poche maschere. Il Carnevale 95 è iniziato un po' sottotono quest'anno a Chiavari. Sarà la crisi economica, di solito le colpe vanno a lei, ma ad una vasta partecipazione di pubblico non ha corrisposto ieri un altrettanto vasto numero di maschere. Poche le persone travestite, ancor più scarne le idee e la fantasia. Per non parlare dei carri, pardon, del carro. Era infatti uno solo, quello della Tirrenia Gas, che desolatamente ha percorso Corso Garibaldi per tutto il pomeriggio, su e giù, passando in rassegna di volta in volta le belle facce dei nostri governanti. È sempre la politica, infatti, a farla da padrona, e dei giornalisti delle televisioni nazionali. Il tutto finiva poi in un enorme tritacarne, dal quale uscivano colorati palloncini. Non è mancata la polemica, ma si sa, a Carnevale ogni scherzo vale, rivolta proprio alla televisione, che si leggeva in una grossa parabola installata in cima al carro: decide per noi, per la serie incassa e porta a casa. Ma lo scherzo più grande anche quest'anno l'ha fatto il tempo, in bilico tra il bello e il brutto, con qualche goccia minacciosa che cadeva ogni tanto, ma che non ha impedito lo svolgimento della manifestazione e soprattutto le esibizioni del circo dei fratelli Cavagna, giunti da Milano. Cercando di dare, come si dice, un colpo al cerchio ed uno alla botte, gli organizzatori del Comitato Carnevale hanno fatto in modo quest'anno di far uscire dal cappello, oltre che dalle tasche, qualcosa di diverso. La scelta è ricaduta appunto su un circo, i cui componenti hanno intrattenuto i bambini per tutto il pomeriggio. C'erano giocolieri, mangiafuoco, ma non sono mancate esibizioni da brivido come il lancio dei coltelli. Sempre cercando a fatica di rimanere dentro il magro bilancio a disposizione, gli organizzatori hanno portato in Corso Garibaldi anche la banda Dugarian. Ma dicevamo del tempo poco clemente. Intorno alle 17 è stato infatti necessario tirar fuori gli ombrelli a causa della pioggia e qualcuno ha preferito fare il rientro a casa. Ed allora, se dobbiamo fare un bilancio di questa prima domenica di Carnevale, diamo un bell'otto agli organizzatori, tanto i voti in questo periodo vanno di moda, ed un 6 stiracchiato a bambini e genitori, che rimandiamo non a settembre ma a domenica prossima, quando sul lungomare avrà luogo il carusezzo, almeno speriamo. Consiglio per riparare? Dare sfogo alla fantasia e vestirsi nel modo più originale. Anche perché un carnevale senza maschere, che festa è? Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti. Scusate se leggo, ma ho la memoria che purtroppo... Un disco, un video, un libro. Dimmi qualcosina di più. Ma perché un disco, perché un video, perché un libro? Perché è una frase che racchiude in sé tutta una filosofia demenziale, schiantos e demenziale in genere, nel senso che è una frase che ci rappresenta bene, nella quale noi schiantos, ed anch'io in particolare, mi riconosco molto. Nel senso che ritengo che purtroppo non ci sia gusto in Italia ad essere intelligenti, perché l'ironia, e l'ironia io credo sia una prova di intelligenza, l'umorismo e la comicità vengono regolarmente fraintesi in Italia, funziona un tipo di goliardia molto becera, molto barzellettiera e molto sciocca, anche stupida e scema, ma... Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, perché altri tipi di comicità non vengono ascoltati o addirittura vengono regolarmente fraintesi. La metafora degli schiantos è capita da poche persone, comunque sia pochi ma buoni. Ecco perché comunque continuiamo a provarci nonostante non ci sia gusto in Italia ad essere intelligenti. Capito, cari amici, non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti. Una domanda... che da tempo ti volevo porre. Quando è cominciata la tua esperienza teatrale? Prima, dopo, durante gli schiantos? Sicuramente dopo, e molto più tarda, almeno 10 anni fa più o meno, è stata una scommessa. Io iniziai a lavorare per conoscenze personali con il Gran Pavese Varietà, e nel senso che mi telefonarono a casa Patrizia Roversi e la Maurizia Giusti,
e cioè i due conduttori, il presentatore e la valletta sui generis ovviamente di questo gran pavese varietà che si esibivano in questo circolo culturale dedicato a Cesare Pavese, da cui il nome Gran Pavese, e da allora io ho iniziato a fare poesie comico-demenziali su un palco e ad esibirmi come cabarettista, se così si può dire, anche se forse non è, anche se cabarettista è una formula molto classica che non rispecchia fedelmente quello che faccio, insomma, forse io non sono un vero e proprio cabarettista, ma insomma ho provato a modo mio a fare fare una specie di teatro comico, insomma, di performance comica da solo con il pubblico. È stata anche una scommessa interessante, cioè vedere cosa io riuscivo da solo, senza il supporto della musica e quindi degli schiantos, a combinare di fronte a un pubblico, io e il pubblico ed io, quindi uno di fronte all'altro, uno contro l'altro, vedere cosa succede. Questa è stata la scommessa. Semolino, dialettale, offesa veneta, diretta a Natalino. Scannare, esagerare con gli spinelli. Soldo, musicale, bicordo piuttosto comune, vedi anche soldo fa soldo. Soldo fa soldo. Allegro mottetto bancario. Roberto Fric Antonio. Tutti per te. Diversi pezzi di intonaco e pietre si sono staccati ieri sera intorno alle 19.30 dal soffitto delle Gallerie di Sant'Anna, che collegano Sestri Levante e Cavi di Lavagna, creando il panico tra gli automobilisti in transito in quel momento. Parecchi a dire il vero, vista l'ora di punta. Fortunatamente i calcinacci non hanno colpito alcuna vettura. Si è però sfiorata la tragedia. Bastava che una lastra più grossa cadesse sul tettuccio di un'auto, infatti, per provocare il peggio. Scattata comunque la segnalazione, sul posto sono subito giunti i tecnici dell'ANAS e gli agenti di polizia stradale, che hanno provveduto a regolare il traffico a senso unico alternato su un'unica corsia. Si sono così formate lunghe code sull'Aurelia in entrambe le direzioni, mentre gli operai dell'azienda di assistenza strade provvedevano a liberare la carreggiata interessata dai pezzi di intonaco caduti sull'asfalto. Rimane da chiarire come sia possibile che a distanza di pochi mesi dalla ristrutturazione delle gallerie stesse si possa essere verificato un episodio del genere. La tormentata vicenda dell'allargamento e consolidamento dei tunnel, chiusi ed aperti a più riprese nel corso di 3 anni, sembrava essersi chiusa bene, almeno a prima vista, infatti pareva che i lavori fossero stati compiuti nel miglior modo possibile. È difficile pensare che dopo tutti i soldi spesi e persi, tutti gli inconvenienti creati dall'isolamento in cui è rimasta Sestri Levante per parecchio tempo e dopo le vicende giudiziarie che avevano coinvolto una delle ditte che operava per conto dell'ANAS, sia stato necessario intervenire nuovamente, seppur per tappare, diciamo così, una falla. Alla faccia dei miliardi spesi per un'opera che, a detta di chi la realizzò, non avrebbe dovuto creare più problemi. Centro Benedetto Acquarone, abbiamo qui Don Nando Negri, questa mattina siamo qui perché ci sarà la consegna, una ulteriore, diciamo, prova di solidarietà per quello che è l'opera di Don Nando Negri. Centro Benedetto Acquarone, così conosciuto da tutti, tanto ne abbiamo parlato, ma forse non abbastanza. Di cose cattive se ne parla sempre molto di più che delle cose buone. Don Nando, io sono meravigliata, felice, esterrefatta da questa cosa che lei ci ha fatto vedere questa mattina. Forse vale la pena di venire a vedere quello che veramente succede in questo angolo di Chiavari. Io sono molto lieto che ci sono i rappresentanti della Cassa di Risparmio, perché quando un muro crolla ci vuole il puntello. Qui i puntelli ci sono da tutte le parti, anche se i muri non crollano. Quindi il mio ringraziamento più fervido, un po' interessato, un pochino, perché con una parte ringrazio, con l'altra chiedo, ma mi perdoneranno la sincerità e la franchezza. D'altro canto, se non chiedesse non potrebbe ringraziare. Brava. Quindi voglio dire, le danno anche questa grande opportunità. Perfetto. Ecco, parlando di Banca Carige, abbiamo qui diversi funzionari di questa banca. Abbiamo il dottor Bruzzo, che è componente del consiglio della fondazione della Banca Carige.
e Cassa di Risparmio. Ecco, dottor Bruzzo, qual è l'occasione di questa mattina? Intanto quella di aver onorato una promessa fatta dal nostro presidente, il professor Cuoccolo, che non è potuto intervenire, ma senza dubbio Don Nando ricorderà, anche perché è stato qua nella parte di istruttoria e ha avuto una grandissima impressione in ottobre di quello che Don Nando sta facendo anche per il Centro Benedetta Quarone o tutto il resto che ben conosciamo. Per noi è anche un piacere effettivamente intervenire in un'occasione di questo tipo, portare un nostro contributo che spero non si fermi a questa erogazione solo di oggi. Qui c'è una promessa e io, come amico anche di Don Nando, ma non soltanto come rappresentante di questo organismo, spero di poter lottare ancora insieme agli amici, anche allo stesso presidente, per poter continuare ad aiutare questa iniziativa. Qualcuno forse dirà che è facile aiutare Don Nando. Beh, direi che però, perché chiaramente si fa sul sicuro anche per un amministratore, direi però che sarebbe assurdo non farlo, ecco, di fronte a una persona che sta facendo tanto bene per tutti noi. Ecco, un'occasione ancora di più di presenza di questa banca sul nostro territorio. Come diceva il dottor Bruzzo, noi riusciamo a fare molto se riusciamo anche a guadagnare, quindi il nostro impegno è proprio quello di lavorare bene, di lavorare per tutti e riuscire poi a mettere la fondazione, che è il nostro padrone, il nostro azionista di maggioranza, nella condizione di fare questi contributi e quindi aiutare tutti. Don Nando per noi è un simbolo, è una cosa... Io lo dico perché non si sente fuori dal microfono, dice zitto. Sì, lui lo so, è sempre molto modesto, però diciamo che è un simbolo per tutti noi, quello che sta facendo è una cosa che riguarda tutti noi, quindi noi abbiamo proprio il dovere morale di aiutarlo, ognuno per quello che può, ognuno per le attività che svolge, e so che in molti stanno contribuendo a portare a compimento questa struttura, che sicuramente per Chiavari sarà un'opera grandiosa. Vorrei proprio consegnarle a nome della Fondazione, ma soprattutto ringraziare lei di quello che sta facendo. Ecco, grazie, questo è veramente un momento commovente, dir poco. Questa è una grossa cifra, ma rapportata qui, Don Nando, è una cosa che occorre e occorrerà ancora qualcos'altro per il futuro. Don Nando ha detto prima noi, mentre i due funzionari della Banca Carige parlavano dell'opera di Don Nando, lui continuava a dire la nostra opera. Noi domani saremo anziani, anche noi che siamo qui, e quindi è per noi che Don Nando sta facendo tutto questo, e non per se stesso ovviamente, e quindi l'accostarsi, come si può accostarsi ancora a questa opera, Don Nando? In questi giorni ho spedito 5.000 lettere chiedendo aiuto e stanno già arrivando delle buste. Ne ho ricevute due ieri, una con 20.000 lire, l'altra con 500.000 lire, però ho apprezzato molto quella delle 20.000 lire, scritta da una mano tremante. Siamo venuti a Scaruggia questa mattina, una frazione del comune di San Colombano Certenoli, dove scorre il torrente Lavagna. E dove proprio noi stiamo posando i piedi, un tempo scorreva il fiume, è vero? No, un tempo no. Qua prima c'era terreni, era tutto seminativo alborato, si seminava grano turco, tutta quella cosa lì. Cosa è successo in questo tempo, in ultimi tempi? Sono arrivate le piene, ha cominciato a portare via l'argine e poi, essendo tutto terreno friabile, si è portato via il terreno e ci ha riempito di ghiaia. E noi non riusciamo a ottenere la licenza d'argine civile o dagli enti preposti per poter lavorare. Noi vogliamo lavorare e arginare questo fiume, perché va a finire a monte e danneggia non solo la sponda destra del fiume, ma poi sbatte a sinistra, è come giocare a biliardo, da botta risposta l'acqua. Ecco, lei è un abitante qui. Sì, sono abitante qua di Scaruglia Fornace, sono nato nella Fornace dal 1920. Quindi ha seguito pari passo? Ho seguito tutto, mi ricordo che era tutto bello arginato e tutto seminato in queste zone. Adesso è tutta ghiaia, tutte steppaglie. E non si riesce a trovare un ente proposto a poter lavorare. Noi vogliamo lavorare, arginare questo fiume.
Negli ultimi tempi il torrente Lavagna ha rotto più volte gli argini, cambiando direzione ed invadendo i terreni coltivati dagli abitanti della zona. Si era quindi resa necessaria un'opera di contenimento, cercando di tenere sempre pulito il torrente per farlo rientrare nel suo percorso naturale. Il genio civile aveva già iniziato una quindicina di anni fa alcuni lavori per contenere le piene, ma i blocchi che sarebbero serviti ad arginare gli straripamenti, invece di essere posizionati a monte, sono stati inspiegabilmente sistemati nella parte bassa del torrente, riuscendo così a contenere ben poco le ondate di piena d'acqua. In questo modo il fiume, straripando, si è mangiato oltre 10 ettari di terreno fertilissimo. Ma grazie alla continua erosione provocata dalle piene, nei primi anni 80 sono venuti alla luce importanti reperti storici. Nell'estate dell'80, per la precisione, sono stati messi in evidenza i resti di un'antica costruzione, rimasta per secoli coperta da metri di terriccio e depositi alluvionali, come potete vedere da queste foto e come ci conferma Renato Lagomarsino, studioso della Val Fontanabuona. Questa costruzione, il fiume poi se l'è riportata via quasi interamente con la piena successiva, nell'inverno dopo. Quindi restano scarsi i resti. Resta però una documentazione importante e questa scoperta ha fatto rivivere i ricordi tra le persone anziane e anche il parroco stesso, che del momento, che era Don Boitano, ha ricordato che in quel punto, dove non si vedeva assolutamente nulla, perché come ripeto c'erano 3-4 metri di terra sopra questi resti, venivano a concludere le erogazioni, facevano una sosta con la processione e pregavano. Quindi questa era, le erogazioni erano le funzioni che si facevano, le processioni all'aperto per chiedere, diciamo, bel tempo, buoni raccolti e tutte queste cose. Ebbene, si fermavano lì, pregavano e senza rendersi conto che sotto c'era veramente qualcosa. Quindi è un riscontro. Poi nella memoria degli anziani è proprio rinata questa la vecchia tradizione che si era tramandata attraverso i secoli di piene, di alluvioni veramente notevoli, che avevano invaso tutto il fondovalle da una collina all'altra e che avevano cancellato ogni segno di coltivazione e di vita sul fondovalle. E si ricordava la presenza di frati che erano dovuti fuggire durante la notte per scampare a questa terribile alluvione. A quando risalga esattamente non si sa. Purtroppo i resti non sono stati accuratamente studiati, abbiamo solo una documentazione fotografica che poi metto a disposizione vostra per poterla eventualmente riprendere. Ma direi che le sorprese qui non finiscono mai. Questo è avvenuto nell'80. Nell'83 un'altra piena ha messo in evidenza un paleosuolo, ossia un suolo coltivato sotto sempre una coltre alluvionale più recente di circa 4 metri, e un appezzamento di terreno che era coltivato a vigneto. Abbiamo fatto col direttore del Museo di Chiavari, il dottor Maggi, i rilievi precisi ed erano tre filari, poi magari sotto ce ne saranno stati altri, tre filari di viti distanziate di circa 5 metri una dall'altra, sostenute ognuna da tre pali. Anche qui c'è una documentazione fotografica e un rilievo proprio grafico che ha messo in evidenza questo tipo di coltivazione che risale non si sa a quando. Avevamo anche prelevato un pezzo di questi pali di sostegno della vite che poi doveva essere esaminato e non so se lo sia stato o meno, ma la sorpresa maggiore è quella di stamattina. Quella che abbiamo avuto stamattina, infatti lo vediamo dalle nostre riprese. Cosa abbiamo trovato stamattina? Questo vediamo che è un pezzo di colonna in marmo con ancora una base lavorata, un bordino lavorato e abbastanza integro, segno che non ha avuto un'erosione, che non ha subito un rotolamento notevole, che non credo venga da molto lontano, anche se ha una forma logicamente tonda che consente di essere spinta e fatta rotolare dall'acqua, però questo è un qualcosa che dovrà essere messo all'attenzione degli studiosi, della soprintendenza, perché io ritengo che abbia un valore notevole per documentare la storia della vallata.
per la prima volta la Sagra della Primavera, coordinata da Gianni Carosini. Ciao Gianni. Ciao. E per la prima volta anche l'assessore ingegnere Rombolini. E prima però di passare la parola all'ingegnere e a Gianni, volevo intanto ringraziare Gianni per avermi invitata, perché è stata veramente una mattinata e un pomeriggio splendidi. Pensate, abbiamo mangiato benissimo e ho anche ballato, e devo dire che ho trovato un partner eccezionale, Sergio Benetti, e devo dirlo pubblicamente, sono felice di essere qui con voi. Diamo il benvenuto insieme all'ingegnere. Certo, io l'ho già dato, ma glielo rinnovo, perché ci fa molto piacere. Fra l'altro, dico, adesso non è questo qua per piaggeria, ma mi pare effettivamente che sia un viso chiavarese, e pertanto il che fa molto piacere, no? Perché vuol dire che penso che andremo d'accordo. Abbiamo tante idee e abbiamo confrontato queste idee, credo che si potrà fare un ottimo lavoro insieme. Senz'altro. Allora, ingegnere, è contento di essere qua? Beh sì, intanto ringrazio il governatore Carossino Deo Castello delle gentili parole che ha voluto avere per me. Chiaramente sono felicissimo di essere a questa sagra, e addirittura vorrei sottolineare il fatto che ho cercato di precipitarmi il più presto possibile a questo che consideravo, diciamo, un impegno importante, perché questa mattina sono stato, diciamo, sul lungomare di Chiavari per una manifestazione Mare Pulito che, diciamo, mi stava molto a cuore, ma altrettanto a cuore mi stava essere qua. E quindi eccomi qua, dove effettivamente mi sono trovato benissimo, e in mezzo, diciamo così, a un'associazione che vuole mantenere, rispolverare, mantenere adesso e per il futuro le tradizioni più fondamentali della Chiavari che tutti amiamo. Infatti uno splendido motivo di incontro. Tra l'altro i nostri telespettatori vedranno come un po' scarmigliato Carosini. Normalmente siamo abituati a vederlo elegantissimo col papillon, perché lui è un amante del papillon. Guardate quanto è spettinato, perché anche lui è un ballerino splendido, ma così bravo che io non riesco a ballare con lui, è troppo bravo. Ecco, no, questo qua è veramente mi imbarazza e mi fa arrossire come un bambino di prima elementare. Ma no, è il fatto che io questi balli tradizionali, il liscio, a me pare, sono nato col liscio, no? Nel senso che è il ballo che concepisco come ballo. Tutti quelli attuali, moderni, sono una cosa che non mi lascia molto freddo. Allora, ringraziamo l'ingegnere Rombolini, io personalmente ringrazio Gianni Carosini e continuiamo il nostro bel pomeriggio insieme. Francisco Ferreras, da tutti chiamato Pipin, sarà il protagonista assoluto del fine settimana della Bimare. 33 anni, origine cubana, corporatura classica di chi vive per lo sport, Pipin domenica sfiderà le acque sestresi, immergendosi a 3 miglia al largo di Portobello, fino a 127 metri di profondità. Lo scopo è quello di migliorare il record mondiale che già gli appartiene e di prepararsi per il 30 luglio, quando al largo di Siracusa dovrà arrivare a 130 metri, e poi per il 27 agosto a Miami, quando addirittura li supererà. È questo che Pipin ha detto in conferenza stampa, spiegando nel dettaglio gli accorgimenti tecnici della sua impresa e i tempi previsti, 1:10 circa per la discesa, utilizzando una zavorra di 50 kg come traino, e 1:30 per risalire, con l'aiuto questa volta di un palloncino. Una sfida con il mare e con il tempo, questa che Pipin ha cominciato, ma soprattutto una grande sfida con se stesso. Comunque, sì, ce l'ho una sfida con me stesso, poi mi fa tantissimo piacere quello che faccio, cioè andare là sotto dove non c'è andato nessuno e sentire la pressione e l'emozione che mi generano quel tipo di immersione lì, è roba che
che è molto difficile per me da descrivere, no? E poi anche c'è quel fatto lì di scoprire veramente quanto fino a dove si possa arrivare. E la paura? No, no, non ho mai avuto paura di fare questa roba qua. Il giorno che avrò paura non lo farò più. La sua carriera da professionista è cominciata nell'87 nel mare cubano di Cayo Largo e si è consolidata nell'89, anno in cui ha conosciuto Enzo Maiorca, la sua guida, come lui stesso l'ha definita, ed è entrato a far parte del suo team, quello che ancora oggi lo segue e gli assicura la più completa professionalità e tranquillità nelle immersioni. Anno dopo anno Pipin ha disceso e risalito tutti i mari del mondo, tranne questa parte del Mar Ligure, un'esperienza importante per lui, un mare nuovo, diverso dagli altri. Ora... E quello te lo saprò dire oggi, dopo che finisco l'allenamento. Comunque, i mari sono tutti diversi. E per fare questo fatto qua è molto, ma molto importante studiare la positività che c'è sul posto, tutto quanto, la salinità, la corrente. Cioè, ad esempio, farlo a Miami è molto diverso da farlo qua nel Mediterraneo. E poi dentro del Mediterraneo farlo in Francia è molto più difficile che farlo da qua, a Genova. Un mare in cui già domenica sperava di superare il suo record mondiale, ma la scarsità di tempo e di conoscenza non glielo hanno permesso. L'appuntamento è comunque fin d'ora rinnovato alla prossima occasione. Così ha detto il sindaco Mario Chella, non lasciandosi sfuggire un avvenimento così importante per Sestri Levante, utile a potenziare la rinascita turistica così auspicata dal primo cittadino. Tutti mobilitati infatti gli addetti ai lavori, la capitaneria di porto con la presenza in acqua di un suo mezzo per evitare problemi. A terra sarà invece posizionata una camera iperbarica della Polizia di Stato. Mobilitati gli albergatori, lo yacht club e naturalmente gli amministratori comunali. Tutto si sta preparando alla perfezione e tutto dovrà essere pronto domenica mattina alle 8, quando Francisco Ferreras, già recordman mondiale, ancora una volta tenterà di superare se stesso. Da pochi minuti è arrivato a Sestri Levante il treno che collega la Bimare con Stoccarda. Abbiamo con noi il presidente degli albergatori di Sestri, Carlo Cerruti. Cosa rappresenta questo collegamento che da 2 anni era stato sospeso e che è stato ripristinato proprio per questa stagione? Ma noi riteniamo che sia una cosa importante, anche perché abbiamo sempre creduto in questi collegamenti e di fatto lo dimostra che noi, mi pare, nell'88 abbiamo fatto arrivare a Sestri Levante il Carlo Magno, il quale aveva dato dei grossi risultati. Poi col passare del tempo si è spenta questo venire di stranieri in Italia, naturalmente ha causato una soppressione che più o meno mi pare che sia da un paio d'anni che sia stato soppresso. Il fatto che sia stato ripreso riteniamo che sia fondamentale, perché questi mezzi di trasporto li riteniamo oltre che utili per il nostro tipo del turismo, anche per lo stesso Tiguglio, perché noi riusciamo a portare una quantità di persone non indifferente, evitando di portare anche tutti quei mezzi che purtroppo sono quelli che ci rendono il Tiguglio caotico in una maniera impressionante. Ecco, oltre al collegamento del treno ci sono state anche parecchie iniziative collaterali, avete lavorato sull'immagine di Sestri Levante in Germania. Sì, naturalmente, ci sono stati dei tour operator, c'è stata la stessa APT del Tiguglio che si è fatta promotrice di portare appunto questo messaggio sia in Germania e nello stesso tempo anche, diciamo, in Svizzera, perché c'è un altro treno che collegherà la Liguria, che si fermerà a Genova e poi partirà per l'altra riviera, ma che riteniamo che siano sempre dei mezzi importanti per portare la gente nel Tiguglio. Roberto Santi, assessore al turismo di Sestri Levante. Allora, con questa iniziativa gli albergatori hanno dato un input, ora bisogna lavorare intorno. Come amministrazione comunale per quest'estate cosa avete in programma? Per l'immagine di Sestri Levante c'è anche, diciamo così, un fattore importante, il fatto che il Marco vada bene, quindi ci si aspetterà un'ondata di turisti stranieri, in questo particolar modo tedeschi. Ma noi naturalmente ci speriamo molto. È chiaro che sul Marco, alle cifre a cui è arrivato, puntiamo, insomma, può essere un motivo in più per venire a Sestri Levante, per venire in Italia da parte dei turismi stranieri e soprattutto tedeschi, perché è chiaro che l'indebolimento della lira, se Dio vuole, favorisce il turismo. Ma da parte dell'amministrazione c'è l'intenzione, come sai e come penso sanno anche gli ascoltatori,
di puntare molto sul turismo, di puntare su una riconversione di una città che è sempre vissuta in un binomio che ha sempre mostrato la corda, in verità, fra industria e turismo, e oggi che l'industria vive una crisi drammatica e credo irreversibile, o comunque non sarà più come 20 anni fa, noi dobbiamo fare uno sforzo particolare nella direzione del turismo, naturalmente a fianco dell'Associazione Albergatori. Un po' di polemica, sperando che non succeda come l'anno scorso, il fattore mare e via dicendo. Il mare sarà pulito quest'anno a Sestri? Ma il mare pulito dipende da tutta una serie di fattori. Noi ci troviamo adesso con un divieto di balneazione fortunatamente limitato strettamente alla foce del torrente Petronio per il problema della fognatura dell'entroterra. È chiaro che se o Casazze e Castiglione mettono a posto la propria rete, altrimenti noi subiamo questi effetti negativi. Sicuramente come amministrazione stiamo puntando molto sulla pulizia del mare attraverso progetti di rifacimento delle fognature, della rete fognaria che sbocca nei vari tratti, quella di Via Nazionale, e i lavori partiranno proprio in quest'estate. È chiaro che è un lavoro duro, abbiamo anche appaltato il rifacimento del depuratore, per cui su questo puntiamo, perché è chiaro che il turismo di Sestri è turismo e deve restare turismo balneare, e si può solo fare naturalmente con un mare pulito, altrimenti va a bagno tutto, ecco. Chiudiamo con una battuta, il turismo si dice che nel Tiguglio sia d'élite, è vero? Assolutamente no, diciamo che è un turismo medio, poi naturalmente c'è la zona che ha il medio alto e quell'altro che ha solo un medio, però di élite, se escludiamo quello che può essere un po' Portofino, in generale abbiamo tutti un turismo di una certa qualità, quello senz'altro, non possiamo neanche pretendere di fare un turismo di massa, perché non abbiamo né le superfici né gli spazi. Diciamo ci differenziamo da quello che è la Riviera Adriatica in modo netto proprio per questo motivo, perché noi non possiamo assolutamente fare questo tipo di turismo. Nello stesso tempo però riteniamo di avere delle bellezze naturali che ci permettono di poter recuperare quel tipo di turismo che si è anche largamente perso in questi anni per mille fattori, per mille colpe. Non dobbiamo accusare solo le amministrazioni, ci dobbiamo magari accusare anche un po' noi, che magari abbiamo un po' dormito su quello che dovevamo fare. Però io penso che il Sesti Levante in modo particolare, ma tutto il Tiguglio, ha tutte le carte in regola per recuperare quella grossa frangia di turismo che abbiamo perso, e nello stesso tempo dare una grossa mano che riteniamo che sia fondamentale all'occupazione che oggi nel turismo manca, e per i giovani non ci sono grosse alternative. Anche luglio è cominciato e con luglio i primi appuntamenti per l'estate, fatti di musica, spettacolo e divertimento. A Chiavari ieri sera, sotto le stelle del parco di Villa Rocca, Matteo Levaggi ha presentato ad un pubblico entusiasta la sua ultima creazione, The First Show, un originale spettacolo di danza, perfetta fusione tra movimenti coreografici e musica funky. Un susseguirsi di flashback con protagonisti indiscussi, Levaggi, i costumi, le canzoni e i 10 ballerini, tutti ispirati al più classico stile americano. Un grande successo diretto da questo giovane ballerino che ha già alle spalle anni di esperienze nelle più importanti compagnie di balletto italiane. E da Chiavari, sempre ballando, spostiamoci a Lavagna, dove le Terme di Cavi hanno ospitato ieri sera i giovani del Rotaract Club di Rapallo e del Tiguglio e del Leo Club di Sestri Levante e di Chiavari per la terza edizione del Ballo dell'Unicef. Una serata dedicata ai bambini, divertimento e solidarietà, un binomio vincente per l'estate rivierasca. Momento caldo della festa è stato lo spettacolo della compagnia goliardica genovese Baistrocchi, con il suo ormai celeberrimo Can Can. Lasciamo il mare e saliamo nell'entroterra fino a Casarza Ligure, dove comune e comunità montana hanno offerto ieri sera agli abitanti il primo concorso internazionale di fisarmoniche, con la direzione di Patrizia Merciari. Grandi applausi per il trio Signoritta, di origine russa ma proveniente dalla Francia. Alla musica Casarza ha unito la cultura con la mia terra, un volume di memorie, ricordi e nostalgie, scritto da Marziano Tasso e presentato ieri sera da Giovanni Carosini e Rudy Biancardi. Questi i momenti di festa di ieri sera, ma l'estate è appena cominciata e saranno ancora molte le occasioni di incontro. Grandi emozioni ieri sera in piazzetta per il concerto di Ray Charles. The Genius, in grande forma, ha proposto tutte le sue più celebri canzoni.
ridotta la presenza dei VIP in piazzetta. In prima fila spiccavano tra gli altri l'onorevole Tiziana Maiolo e Ignazio La Russa, vicepresidente della Camera. Piuttosto freddo il pubblico presente alla manifestazione, che ha seguito con poca partecipazione le esibizioni del musicista americano. Problemi tecnici hanno disturbato l'amplificazione del suono per tutta la serata, ma Ray Charles non si è certo fatto intimorire ed ha riservato al pubblico un finale in crescendo, culminato con la versione inglese di O Sole Mio. Siamo in Piazza della Libertà a Lavagna e è appena finita una grande serata dedicata al mare. Siamo qui con il sindaco di Lavagna, la signora Gabriella Mondello. Un successo per Lavagna, sicuramente un inizio estate bello, positivo. Sì, sono particolarmente felice in questa sera. Direi che tutto è stato perfetto, dal tempo che ci ha accompagnato ai tempi, ai modi della serata. E in particolare devo esprimere una grande ammirazione per Bruno Lauzi, che ha questa terra di Liguria nel sangue. Non nascondo di aver provato un brivido di emozione nel sentire una canzone che a me piace particolarmente, ed è Genova per noi. È veramente una grande poesia dedicata a quell'anima particolare che è la Liguria. E poi vorrei ringraziare tutte le associazioni, in particolare la Sobalneari, che hanno collaborato per la riuscita di questa serata, per dimostrare quanto l'ambiente ligure sia sempre stato curato e lo sarà sempre nel futuro nei suoi valori essenziali. Un primo appuntamento, un inizio estate per Lavagna, quali sono i prossimi? Lo chiediamo all'assessore al turismo Paolo Nassani.
Beh, gli appuntamenti sono praticamente tutte le sere, perché abbiamo 63 manifestazioni nell'arco di 60 giorni, quindi una manifestazione a sera. Di cose particolarmente importanti abbiamo ancora il 29 di luglio, che è un sabato, la serata in genovese, che ormai è una tradizione del calendario estivo, e il 9 di luglio, probabilmente, non abbiamo ancora la certezza, ma perché verrà Umberto Bindi, ci sarà una sfilata di moda presso la Basilica di Santo Stefano e ci sarà un concerto 99 su 100 appunto di Umberto Bindi. Queste sono le cose, diciamo, musicali e di intrattenimento. Poi c'è una serie di manifestazioni, chiamiamole così, collaterali, ma non meno importanti, che sono gestite direttamente dalle associazioni. E da ultimo, ovviamente, la torta dei fischi, che come sempre è il clou il 14 di agosto. Questa bandiera blu che Lavagna ha conquistato è d'aiuto al turismo? Beh, credo di sì. Questa intanto era la bandiera di Mare Vivo, non era la bandiera blu della Comunità Europea. Io credo che però, al di là di quelle che sono state le battute, le polemiche che ci sono anche state sul mare, sulle manifestazioni, sul perché di certe manifestazioni invece che certe altre, la risposta migliore sia la piazza piena. Vedere tanta gente in piazza vuol dire che la gente apprezza il lavoro che facciamo, e questo credo chiude la bocca a delle battute che spesso sono solo di carattere politico o di carattere anche personalistico, e che finalmente sono state smentite dai fatti, come piace a noi. Signor Sindaco, veramente tanta gente in questa piazza di Lavagna, ve lo aspettavate? Ma direi di sì, perché la manifestazione è stata preparata con cura, e di conseguenza quando si fanno molto bene le cose di solito il successo non manca. Ma qua de leggeti attaccato frigidero, cosa aspetti che st'inverno su due vedeste? Ti metti in fresco un po' di birra per gli amici, quando vengono a trovarti stanchi morti e sue, e non ti pensi a roba che te da parto di tiro, e vei faccio il lume, se te va mai ti do via che c'è la via, quando torna da campagna ti modici un po'. Ma cosa lei che ti che conte te muge, ma quando è lei che ti tacca tu frigide, ti fa sesso per granite per le patasse? Perché ti scizzi te ne in fresco per rugge tu, e butti già con la mente alle guai dei visci, viene de tutti presi, neve vegi, son grandi, grossi e piccini, e venne a fine a duppa feanci, banchetta Santa Gama, quando è che tutto è caduto frigide, il giovito che se ne cade vampa. Signor Lauzi, ha appena finito il suo concerto, è stato un grandissimo successo. Così dicono, non lo so, me lo chiede a me. Penso di sì. Lei è un grande protagonista della nostra riviera. Le piace la nostra riviera? È tutto bello oppure ci sono anche dei problemi? Ci sono dei problemi sicuramente, perché purtroppo mentalità arretrate, gente non preparata al turismo, pogrebani un po' tanardi, c'è un misto di tutto, però è talmente bella, va bene così. Non vuole entrare in una polemica un pochino? Non stasera, perché sono troppo contento. Niente polemica dopo il concerto. Il prossimo appuntamento che dà in Riviera qual è? Non lo so, magari qui ancora, non so, mi fanno tutti l'occhiolino da un po' di tempo in qua, quindi cerco di capire dove. Di solito la festa del mio compleanno l'ho sempre fatta a Sestri Levante, sto aspettando che qualcuno mi faccia una proposta, la faccio o a Sestri o dovunque. Insomma. La data che dobbiamo aspettare? Ma l'8 sarebbe la data esatta, poi se non è l'8 si festeggia in ritardo, in anticipo, si può festeggiare come si vuole. Avrebbe agito con freddezza, in preda a un raptus di follia, ieri sera, poco dopo le 18, prima di cenare. Ha impugnato il fucile da caccia del padre ed ha ucciso entrambi i genitori. Carlo Nicolini, 26 anni, un ragazzo tranquillo, forse troppo, ha sparato 4 colpi al padre, Mario, di 72 anni, noto medico sestrese, ormai in pensione, e alla madre, Letizia Ferraro, di 61 anni. Nessuno si è accorto di niente, la famiglia abitava infatti in una villa isolata, come potete vedere qui sulla collina di Santa Vittoria. L'allarme è stato lanciato più tardi da una vicina di casa che ha mandato la figlia di 8 anni a vedere come mai dai rubinetti non sgorgasse più l'acqua. Erano ormai già passate le 20, la bimba di ritorno ha raccontato di aver visto Carlo Nicolini sporco di sangue, e a quel punto che la madre, insospettita, si è recata dai Nicolini al piano di sopra, facendo la macabra scoperta. La donna, infatti, con i due figli, originaria di Bedonia, era proprio in villeggiatura al piano di sotto, nella casa dove si è consumato l'omicidio. Sul posto sono così giunti i carabinieri della compagnia di Sestri Levante con il magistrato. Carlo Nicolini, ferito egli stesso alla mano, è stato medicato al pronto soccorso. Ha subito confessato ed è stato quindi tratto in arresto. Una famiglia benestante, proprietaria di molte case ed appartamenti in tutta Sestri, e secondo quanto raccontato dalla gente del posto, apparentemente felice. Lui, Carlo Nicolini, un ragazzo molto chiuso, senza amici, che trascorreva le giornate accudendo le pecore e lavorando nei campi. Ragazzo, voi lo conoscevate?
Sì, veniva giù a prendere il giornale, non parlava nessuno, era un ragazzo solitario. E i genitori? I genitori, uno era il dottore, prima, almeno, adesso non lo faceva. Messa tutte le domeniche. La suora prima, ma era bravissima, una donna che non... Una donna che parlava. Gentile. Ma qui in paese voi erano persone conosciute comunque? Certo. Il ragazzo era molto isolato. Il ragazzo, per conto, isolato, troppo. Aveva già dato segni di squilibrio. No, ma almeno. Io lo vedevo venire a prendere il giornale, ma però non. Proprio ti vedi tutte le scarte ovviamente della proprio. Guardava da un'altra parte. Lei conosceva il ragazzo, signora? Sì che lo conoscevo, veniva a prendere il giornale tutte le mattine. Che tipo era? Un tipo normale. Di poche parole, però un tipo. Di poche parole, ecco. Se uno le chiedeva qualcosa, come va, come stai? Sì, amici non ne aveva, ecco. Lei conosceva la famiglia? Certo, siamo qui del paese, specialmente il papà. Quando ha saputo della notizia? Ieri sera l'abbiamo saputa, sarà stato, non so, 10:30, la voce della gente, insomma, poi una tragedia così, capisce che immediatamente si sa. E questa mattina a Santa Vittoria di Sestri Levante non si parlava d'altro, una tragedia che ha scosso tutto il paese. La famiglia di Libriola, in villeggiatura nell'appartamento sotto quello dei Nicolini, questa mattina ha lasciato Santa Vittoria. La donna e i suoi due figli, i primi ieri sera a scoprire quanto successo, sono stati ospitati nella notte da altri abitanti della zona e questa mattina sono tornati in Val di Taro. Scovando nel passato della famiglia Nicolini, tutti ricordano quel matrimonio insolito. Lei, Letizia Ferraro, una ex suora dell'ospedale di Sestri, innamoratasi del dottore. Tolti i voti, i due si erano sposati. Da sempre abitavano a Santa Vittoria, in quella villa un po' isolata, nel verde della collina sestrese, in località Ponte Rotto, dove l'acqua del fiume diventa gialla, forse per la vicinanza con le vecchie miniere. Una famiglia toccata da vicino nel recente passato da un'altra tragedia simile. Mario Nicolini era infatti cugino di secondo grado di Luisitta Nicolini, la moglie di Giuseppe Pininferediani, l'uomo che all'inizio dell'anno uccise a Riva Trigoso la figlia Federica di 39 anni, psicolabile dalla nascita. Anche in quel caso si era parlato di un raptus di follia. Anche per quel delitto, motivato dalla difficile situazione familiare, era stato usato un fucile da caccia. Adesso in tutta Sestri ci si interroga sulle ragioni di questa nuova tragedia. Nessuno, a Santa Vittoria in particolare, riesce a dare una spiegazione. Guarda, si fa dare una spiegazione? Guardi che per tagliare i suoi genitori a pezzi, io non lo so, bisogna che ci fosse girato il cervello, perché non lo so io, ti figuri, bisogna essere, io non lo so proprio, ma di quelle cose. Particolare e ancora più raccapricciante il fatto che il ragazzo, dopo aver sparato ai genitori, ha squarciato i cadaveri, utilizzando alcuni coltelli da cucina, aprendo il torace dall'ombelico alla gola. Poi con le mani ha estratto i visceri, abbandonandoli a terra. All'arrivo dei carabinieri, nella sala da pranzo della villetta dove è maturata la tragedia, sul pavimento erano sparsi gli organi interni delle due vittime. Tra questi, però, mancavano i due cuori. Secondo la ricostruzione compiuta dai carabinieri di Sestri, il duplice omicidio è stato probabilmente originato da una discussione tra madre e figlio. La prima ad essere colpita è stata proprio la madre, Letizia Ferraro. I corpi senza vita dei coniugi sono rimasti a lungo riversi sul pavimento. Sui muri della stanza, tra i quadri di soprammobili ordinatamente sistemati, ci sono ancora i segni lasciati dai pallini del fucile. 3, forse 4 ore così trascorse da Carlo accanto ai cadaveri dei genitori, poi la decisione di dilaniare quei corpi. Interrogato questa mattina in caserma, il giovane si è dimostrato molto calmo, tranquillo e lucido nel ricostruire i fatti, mentre è stato piuttosto oscuro nell'indicare i motivi che l'hanno spinto ad uccidere. Ha spiegato che i suoi genitori non erano più gli stessi da qualche tempo, che erano diversi, cambiati, ed ha giustificato questa trasformazione con una magia, della quale, secondo lui, i due sarebbero rimasti vittima. Il giovane ha fornito al magistrato di Chiavari, Marcello Bruno, che l'ha interrogato, anche alcuni nomi di persone che, secondo il suo racconto, sarebbero responsabili della presunta fattura. Adesso Carlo Nicolini è rinchiuso nel carcere di Chiavari, sottoposto a fermo per omicidio volontario con aggravanti come ad esempio il vilipendio del cadavere. Sia i magistrati che l'avvocato difensore Federico Mallucci hanno parlato della necessità di una perizia psichiatrica. Nel centenario della scoperta della radio era inevitabile un compleanno in grande stile. Radio Aldebaran, emittente leader del panorama radiofonico locale, ha festeggiato i suoi 16 anni di attività l'altra sera con una festa tra amici che si è svolta in un noto piano bar del lungomare chiavarese.
C'erano proprio tutti, lo staff al gran completo, presidente, direttore generale, direttore artistico, amministratore delegato e poi la redazione giornalistica. A proposito, ne riconoscete qualcuno? I tecnici, i programmatori e naturalmente gli speaker, quelli che ogni giorno tengono compagnia a centinaia di ascoltatori. Seguendo il consiglio di una vecchia canzone, Video Killed Radio Stars, ovvero la televisione uccide le star della radio, in molti si sono trovati un po' a disagio davanti ad una telecamera. Ma si sa, la radio ha un fascino tutto suo, la possibilità di farsi ascoltare senza essere visti, di stimolare la fantasia di chi ascolta, che inevitabilmente, sentendo una voce alla radio, associa anche un viso. Ed allora, per non deludere nessuno e per non svelare questi segreti, non vi indichiamo nessun nome. Vi diciamo solo che in queste immagini vedete Laura e Stefania, le due DJ del mattino, e Adriana, una delle giornaliste. Ma c'erano anche Salvo, storico speaker di Radio Aldebaran, oltre che art director, Dennis, Federico, Antonella e ancora Marco ed Enrico, Maurizio. 16 anni di storia, quelli festeggiati da Radio Aldebaran. Storia della musica, ma anche dell'informazione. L'emittente chiavarese, con sede in Viale Tappani, è infatti sempre più attenta a quanto succede nel Tiguglio, con ben 10 edizioni al giorno del radiogiornale, di cui 8 regionali e 2 nazionali. Una redazione attiva 365 giorni all'anno, pronta sempre ad aggiornare in tempo reale i fatti di cronaca, politica e costume. Un'emittente in continua crescita ed espansione, ma soprattutto un gruppo di amici. E allora tanti auguri Radio Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione del Toro, la radio più effervescente del panorama locale. La questione è ormai ciclica. Ogni tanto, a cadenza quasi fissa, circolano voci secondo le quali Entella TV sarebbe in vendita. Vox Populi si dice Vox Dei, ma in questo caso la TV... Si mette al cuore in pace Rupert Murdoch, il magnate televisivo australiano, che dopo una serie di contatti con Berlusconi per l'acquisto della Fininvest è stato escluso dalle trattative. Neppure con Entella TV avrà la possibilità di fare affari. Scherzi a parte, crediamo sia giusto chiarire una volta per tutte come stanno le cose. Dietro il marchio ETV c'è una sola proprietà, la famiglia Pinat, e una serie di giornalisti, operatori e collaboratori divisi nelle due redazioni, quella centrale di Lavagna e quella di Chiavari. Tutto qui, nessun fantasma alle spalle, nessuna appartenenza politica mascherata, nessun interesse imprenditoriale esterno, tantomeno alcun editore di riferimento che non sia la proprietà stessa. Solo persone che hanno intenzione di lavorare tranquillamente ancora a lungo. Troppe volte ci sono stati accreditati, non si sa perché, proprietari inesistenti, nomi i più svariati possibili. La famiglia Pinat, proprietaria del marchio Entella TV, non ha alcuna intenzione di vendere, tantomeno di svendere, come qualcuno insinua, non si sa perché. Quanto al bisticcio di sigle ETV, CTR, CCRT, beh, anche in questo caso è d'obbligo una precisazione. Mentre Entella TV è l'emittente televisiva in sé, CTR è la redazione giornalistica di Entella TV. Il CCRT è invece il consorzio chiavarese che si occupa della manutenzione dei ripetitori televisivi. Quindi proprio niente a che vedere. Entella TV continua ad essere l'emittente leader del Tiguglio con le sue due edizioni del telegiornale, prodotte dalle due redazioni, Lavagna e Chiavari, e con le sue trasmissioni di approfondimento, sport, cultura. E proprietaria dell'emittente rimane la famiglia Pinat. Ci spiace per Rupert Murdoch, ma non siamo in vendita. E ci spiace anche per chi tenta sempre di affibbiarci padroni che non abbiamo. A dire il vero, non capiamo neppure il perché. Per fare un esempio molto semplice, credo che nessuno si ponga il problema di sapere chi sia il proprietario della panetteria sotto casa. L'unica cosa che interessa è se il pane è buono o meno. E allora, perché non dovrebbe essere così anche per la televisione? La sensazione che abbiamo è che ci siano un po' troppe persone interessate a noi. Lo ripetiamo, ci dispiace per loro. A chi ha i denti, infatti, troppo spesso manca il pane. Eccolo, ve lo mostriamo in anteprima. Il nostro Cristoforo Colombo, rivestito a nuovo, anzi... lavato e stirato. Finalmente, dopo aver passato i mesi estivi nascosto dietro una cortina di teli, anche lui, come l'America d'altronde, è stato scoperto. Il prestigioso monumento, opera dello scultore Messina, è stato pazientemente ripulito, lui e i delfini ai suoi piedi, centimetro per tutta la sua larghezza, altezza, circonferenza. E il tempo che ha eseguito i lavori lo ha utilizzato tutto. L'importante è il risultato. E poi, considerato che avevamo chiesto la pulitura per il 500° nel 92, questa
è arrivata puntualmente con 3 anni di ritardo. Speriamo che Cristoforo non si deteriori e per il millennio vedremo. E vediamo un'altra porzione di Chiavari che da qualche tempo era diversa. Diversa perché interessata a lavori. Davanti alla stazione ferroviaria è stata ultimata la pavimentazione in arenaria che si raccorda con il viale Medaglie d'Oro. Un po', intanto, vedete, sono state appena tracciate le strisce pedonali. Un po' per la lunghezza dei lavori, durati tutta l'estate, e un po' per un certo spirito di contraddizione, non sono state poche le polemiche suscitate da questo intervento. Ultimate in questi giorni le rifiniture, compreso il passaggio pedonale che abbiamo appena visto, i taxi sono tornati all'inizio del viale Medaglie d'Oro. Questo perché presto anche la facciata della stazione sarà restaurata a cura delle ferrovie. I mezzi pubblici in questa posizione hanno qualche difficoltà perché il divieto di sosta ad altri veicoli non sempre viene rispettato. Quando tutti i lavori saranno ultimati, e devono essere ultimati anche nella zona dove prima sostavano i taxi, la zona inquadrata adesso, dicevamo, quando tutti i lavori saranno ultimati vedremo quale sarà la destinazione finale delle auto pubbliche. Meglio fuori, l'estate fa caldo, in questo periodo poi, cosa c'è di meglio allora di una cena tra amici in veranda, magari per festeggiare un compleanno un po' particolare? Fortunati loro, avranno detto quelli che ieri sera, giunti in ritardo, si sono dovuti accontentare di un tavolo all'interno del locale, invidiando chi invece era riuscito a trovare posto all'aperto. Fortunati, ma non troppo, il tempo infatti ci ha messo lo zampino. E allora tutti dentro. L'occasione era quella del terzo compleanno del Caminetto, uno dei ristoranti più invitanti di Lavagna per le sue specialità, ma anche per il suo ambiente familiare. Salvatore è il titolare del locale. Beh, 3 anni di attività a Lavagna, sono molto contento che tutti gli anni festeggio questo anniversario, invito sempre i clienti più abituè, più affezionati, e poi se capita anche qualcuno magari di passaggio e via. Speriamo che stasera non piove, perché visto che il tempo è brutto, e di fare una bella cena per tutti e via. E invece, come detto, il tempo non ha retto ed ha cominciato a piovere, ma il temporale non è riuscito comunque a rovinare una così bella serata. Più che bella, succulenta. Il piatto forte della serata è un risottino ai frutti di mare, che poi noi lo chiamiamo alla saracena, che sarebbe dei moscardini e qualcosina dentro che non posso dire perché sono segreti della cucina. Non ci svela i suoi segreti? Ma sai, è una cosa un po' particolare, la cucina ci vuole amore per fare questo lavoro qua, con ciò sono cose segrete che ci teniamo noi e poi quando la gente viene a mangiare glieli facciamo sentire nel pelato. Come mai questo nome, un Caminetto, che è un nome tipicamente genovese? Ma il Caminetto è tipicamente genovese, però in siciliano, in detto catanese, si chiama U Caminetto. Con ciò più o meno siamo sempre lì. Ecco Silvio Berlusconi, collegato via telefono ieri sera con il pubblico del Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. L'ex presidente del Consiglio ha mantenuto la promessa. Ha trovato un po' del suo prezioso tempo per salutare gli amici del club della Pepita d'Oro di Rapallo, che hanno deciso di attribuire a lui, a Indro Montanelli e al console russo, la Pepita d'Oro per i migliori pesci d'aprile portati a termine nel 95. Ed anche il decano del giornalismo, in una veste insolita, la foto risale come minimo ad una 60ina di anni fa, si è collegato con la platea delle Clarisse. Una serata riuscitissima all'insegna del divertimento e della goliardia. Forse ricorderete questa faccia perché è uno dei tanti che ci hanno girato lo scherzo. Uno dei tanti che ci hanno giocato uno scherzo 2 anni fa, la Pepita nel Boate, e quest'anno avete consegnato i premi. Com'è andata? Direi abbastanza bene. Ma non sono venuti però i premiati? Non potevano, hanno telefonato. Abbiamo Silvio in linea? Sì, sì. E niente, comunque a parte che non sono venuti, mi sembra che la cosa sia andata bene lo stesso. Ma nonostante i premiati non fossero presenti in aula, come detto, erano collegati telefonicamente. Speriamo proprio di passare di lì a Rapallo, il vostro teatro delle Clarisse, sì. Ma mi hanno detto essere molto bello. Purtroppo la politica non mi consente di tornare questa notte a Milano, altrimenti sarei venuto a ritirare la Pepita.
Beh, sarà per la prossima volta. Sul palco poi i vincitori delle rassegne di cabaret relative alle ultime edizioni di Un palco sul mare. Il Gomitolo, Flavio Aurelio e Alessandro Di Carlo, quest'ultimo tra l'altro vincitore del premio Charlot 95 curato da Renzo Arbore, ed anche l'imitatore Claudio Lauretta di Striscia la Notizia. Battute talvolta piccanti che hanno fatto anche arrossire qualcuno in sala. Ma gli amici del club della Pepita di Rapallo stanno già pensando al prossimo anno. Qui c'è Emilio Carta che ormai a Rapallo è un'istituzione. Il prossimo anno sapete già che tipo di scherzo, a chi? Sì, sappiamo già chi sono i premiati del prossimo anno. E uno è Bill Clinton. E... per le sue risate? Sì, per le risate, anche perché ha mandato a casa 800.000 dipendenti pubblici, che è una cosa buona e giusta. E poi invece siamo in dubbio se farlo a Dancing oppure a Roger Rabbit. Invece lo scherzo del primo d'aprile l'avete già pensato? Sì, lo scherzo del primo d'aprile è fare le corna a Ciccio. Che sarebbe? Lui. Sì. Al prossimo anno? Lo spero, diciamo tutti insieme. All'anno prossimo! Ciao, saluto, ciao. Bacio. Ciao. Neanche nella più audace gag di Totò si sarebbe usato tanto. Travestire lo storico monumento ai caduti di Piazza Roma con tanto di malconcio ombrellino, reduce da chissà quali furiosi temporali. Uno scandalo per i ben pensanti chiavaresi, ma che scandalo divertente. Immaginate alle prime ore del giorno di Capodanno tre solitari pellegrini, seriamente preoccupati per la testolina scoperta della povera statua, continuamente vittima degli insensibili piccioni. Che fare? Semplice, un ombrellino per risolvere il problema. Una scaletta a catena per arrivare alla sommità del monumento, 9 minuti per posizionare il parapioggia e una robusta corda per sfidare le insidie del vento. Fatto, missione compiuta, la statua è salva. Così è rimasta fino a ieri mattina, quando, dopo 1:40 di duro lavoro, gli operai del comune sono riusciti a ripulire Piazza Roma da quello scempio. La banda del monumento, così li chiameremo. Ma chi mai saranno? Noi li conosciamo, chissà se anche voi li avete riconosciuti. Si accettano scommesse e occhio ai monumenti. Erano le 14:30 quando è iniziato a piovere. Il peggio sembrava passato dopo il temporale che aveva già colpito Chiavari e Sestri Levante la notte tra giovedì e venerdì. Ed invece ieri pomeriggio lo strascico della perturbazione proveniente dalla Francia ha lasciato nuovamente il segno, mettendo letteralmente in ginocchio Santa Margherita e Rapallo, le due perle del Tiguglio. A Santa in breve tempo il torrente San Siro è straripato alla foce. Alle 15 la copertura del tratto sotterraneo è saltata e l'acqua ha invaso le strade, travolgendo le auto e sfondando le vetrine dei negozi. Dopo poco anche l'altro torrente che attraversa Santa e il magistrato non ha retto. L'acqua ha invaso anche la cattedrale di San Siro in piazza Caprera, il salotto della città, come è chiamato dai sanmargheritesi, letteralmente devastato. Ci sono stati attimi di panico per le sorti di decine di bambini rimasti intrappolati nella scuola materna di San Siro. In loro soccorso è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco. Ma i timori maggiori si sono avuti quando si è diffusa la voce che potessero essere finite in mare alcune persone. Tra le auto travolte, infatti, qualcuna è stata avvistata poco più tardi, mentre galleggiava al largo. In un primo momento si temeva che a bordo vi fossero delle persone date per disperse. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche, traendo in salvo anche una ragazza che a bordo del proprio motorino era stata travolta dalla piena. Sugli altri dispersi è rimasto un punto interrogativo fino a tarda sera, anche perché i sommozzatori erano impossibilitati a immergersi nuovamente. Fortunatamente intorno alle 20 l'allarme è rientrato, all'appello non mancava più nessuno. Intorno alle 17 ha smesso di piovere, ma ormai la natura si era ribellata ed il cuore di Santa Margherita è andato perso. Subito ci si è rimboccati le maniche. Il sindaco Angelo Bottino ha chiesto l'intervento della Protezione Civile e dell'Esercito, ordinando per oggi la chiusura delle scuole. Ed è iniziato anche il conteggio dei danni. Il bilancio parla di diversi miliardi. L'unica consolazione è che non c'è scappato il morto. Grave la situazione anche a Rapallo, dove buona parte della città è rimasta allagata. Anche qui è successo tutto nel giro di pochi minuti, tra le 14:30 e le 15. Il torrente Boate, il principale torrente rapallese, è trascinato all'altezza di Piazza Cile, invadendo le strade circostanti. In alcune traverse l'acqua ha raggiunto il metro di altezza. Via Mameli e Via della Libertà sono rimaste chiuse a lungo. Chiuso perché pericolante anche il ponte tra Piazza Cile e Via Mameli. La piena del Boate aveva infatti divelto parte della ringhiera. Poco dopo hanno rotto gli argini anche i torrenti Santa Maria e San Francesco, che hanno allagato i quartieri di Via Betti e Via Rizzo.
Una volta giunta a mare, la piena ha fatto calare a picco anche una ventina di natanti ormeggiati al porto Carlo Riva. Anche a Rapallo, in tutta la città, negozi allagati e danni per miliardi. Oggi le scuole sono rimaste chiuse su disposizione del sindaco. La pioggia battente ha complicato seriamente anche il normale transito delle auto. A Rapallo è rimasta chiusa l'Aurelia in direzione dell'autostrada. Problemi anche per la linea ferroviaria, rimasta interrotta a lungo tra Nervi e Chiaveri, a causa di una frana abbattutasi all'interno di una galleria. Pioggia devastante, sempre ieri pomeriggio, anche a Portofino, dove una cascata di acqua ha invaso Piazza della Libertà e Via Roma, trascinando con sé alcune auto. Chiusa parte della statale 227 all'altezza di Paraggi per frana. Doveva trattarsi di una iniziativa estemporanea, ma il successo del Natale scorso, a cui si riferiscono queste immagini, ha convinto insegnanti ed alunni della scuola media GB della Torre di Chiavari a riproporre il presepe vivente durante le prossime festività. L'anno scorso, alla prima edizione, furono oltre 15.000 i visitatori. Quest'anno alunni, genitori ed insegnanti sperano di bissare e naturalmente superare il successo. Anche quest'anno il presepe avrà come cornice l'antico chiostro delle Clarisse di Vientella, messo a disposizione dalla famiglia De Carlo. Slogan dell'iniziativa: facciamo qualcosa per gli altri, pensando ai bambini del mondo. Rosa Mele è insegnante di educazione artistica alla media della Torre. La seconda edizione in parte è tutta come l'anno scorso, perché il luogo è quello, la struttura non si può cambiare. Ci siamo impegnate a cambiare i lavori artigiani e alcuni aspetti del mondo contadino. Ecco, in queste due parti ci saranno scene diverse. Si tratta di una iniziativa educativa. I personaggi del presepe riproporranno infatti le tradizioni della civiltà contadina e artigianale del nostro comprensorio, tradizioni che stanno ormai scomparendo. Contadini sono allievi di bottega, lavandaie, ragazzi al pozzo, pastori. I ruoli tradizionali. I ruoli tradizionali di un presepe popolare. Riferito, diciamo così, al mondo rurale ligure artigiano del primo Novecento. La prima del presepe è prevista per domattina, dalle 10 alle 12, sarà riservata agli alunni delle scuole materne ed elementari. Per tutti gli altri che volessero ammirare il presepe vivente, l'appuntamento è per il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, dalle 16 alle 18.30, con l'arrivo dei re magi e dei pastori. Lei cosa butterebbe giù dalla finestra del 1995? Ma se potesse qualche politico potente, non a tipo sindaco o amministrazione comunale, ma a tipo di quelli che comandano a Roma, giusto? Non saprei in questo momento. Non avrei. È andato tutto bene. Insomma, c'è già stato del peggio per me almeno. Tutti politici? Tutti quanti, nessuno incluso. Cosa vorrei? Vorrei un mondo migliore per mia figlia. Non mi faccia dire certe cose. Non mi faccia parlare male. Non si può dire. I miei anni. Almeno diventerei un po' più giovane. Tutto il vecchio, per avere qualcosa di nuovo. Per il 96 allora cosa vuole? Meno tasse, più tranquillità. Spero. Lo so, speriamo che finisca la guerra. Tutto il mondo. Basta, tutto lì. Meno guerra, più pace. Sì, per tutti. Ma io per il 1996, prima di tutto, penso alla salute e alla serenità, all'amore, basta. Aspetterei queste cose qui. Io spero, prima cosa, che sia un po' migliore come lavoro, come tutto. E poi, insomma, che sia migliore del 94, ecco, in poche parole, in tutto quello che c'è stato, in tutto quello che... Del 95, che non è andato tanto bene. Assolutamente non è andato tanto bene, tra quelli che ci dirigono e quelli che... ecco, che sia un po' migliore, ecco, spero. Tanta felicità. Spero tanta salute, di stare bene, e se c'è qualche finanza in più, va benissimo, che non fa male. Che il commercio brilla di più. La salute e basta, non voglio altro. Che sia un anno abbastanza buono, basta così. Meglio del 95? Sì, un po' meglio, per tutte le cose, per le tasse, per tutto quello che si è pagato. Tanti soldi? Scherzo,
che insomma che sia una vita un pochino più buona per tutti, ecco, diciamo, né? E ci sia tanta cattiveria così nel mondo e che cercano di abbassare i prezzi anziché alzarli. Più che mi auguro la salute per me, per i miei cari, per tutto il mondo, è lì più importante. Poi vabbè, tutto il resto in secondo luogo. Potesse, cosa cancellerebbe del 95? Le tasse. Sono le più brutte, perché ce ne sono state tante, tante, tante. Il 95 come a cosa c'entra? Sono le persone semmai che dobbiamo buttare giù a mare. Sai la nostalgia, sai che le sta. Yeah.